Consiglio vivamente l'acquisto delle borse di Karl Lagerfeld perché sono sempre molto molto economiche rispetto a tutte le altre marche. Adesso questa è una borsa da uomo, ma io la userei tranquillamente se non fosse che è troppo grande per me e costa solo 299 euro, che in confronto ad altre borse firmate non è niente. Tra l'altro, se la compri quando ci sono i saldi, per esempio sul sito di Karl Lagerfeld un paio di volte l'anno, riesci anche a pagarla, che ti devo dire, 70 euro e va benissimo, è una borsa molto bella. Invece da Luisa Spagnoli quest'autunno ci vestiamo così. Che bello. Mamma mia, che bello. Ma chi se la può mettere una cosa del genere però? Davvero? Guarda la borsa, guarda i prezzi. Senti, la signora è seduta su una cornetta del telefono e la signorina parla al telefono. Un telefono vecchio, tutti questi telefoni io ce l'ho a casa però. No, quello no, questo mi sembra un telefono di un film di Hong Kong dei primi anni 90. Ora, tu mi potrai dire che queste scarpe sono un orrore con i fiori, però invece a me piacciono. Guarda, in questo negozio ci sono sempre delle piante meravigliose veramente, ma adesso sterlizie, qual è? Beh. Ah, è questa qui dietro, è questa con le foglioline grandi, mentre invece questa, Calathea orbifolia, costa perfino di meno, guarda quanto è bella, che bella, però chissà quanto è delicate queste foglie, boh. Queste foglie sono molli molli, che belle però. Così è il negozio dentro. Siamo a Rossmann. Questo normalmente costa 31 euro. Oggi però costa 12. Non ho resistito, ho dovuto aprire subito il mio green tea al cocco nella variante cocconata perché su internet ho letto tantissimi pareri tutti negativi, ma in realtà io mi fido di più del mio naso e siccome tutti gli altri green tea mi piacciono, anche quelli più insospettabili, quindi non poteva essere che questo non mi piaceva. Infatti è molto buono, ha una leggera, una vaga aura cocconata. Ma in realtà è naturalmente un profumo verde, fresco. Non è. Non ti opprime con quella cosa forte, pesante. A me il cocco non piace come odore. Ecco, contenta. Adesso è pomeriggio inoltrato, sto andando a casa. Sembra che io sia sopravvissuta. Imprimiti bene questa immagine in testa perché non la vedrai più per lungo tempo. Hanno tosato l'erba dopo anni che non succedeva più. E infatti c'è un buonissimo profumo di erba fresca. Che buono! Ecco, purtroppo mi prenderà la pioggia in pieno. Credo che ormai manchi poco. Quest'anno si è sviluppata questa moda di avere il motorino, prima assolutamente inedita. Senti, qui c'era un monumento laico. Non c'è più, c'è un buco al posto suo.
Ma che è successo? A casa devo controllare. Oddio, fra un po' piove. Si è alzato un gran vento, per fortuna, perché fa caldissimo. Genau dies auch hier, Valentina. Hallo. Ja, hallo. Ja. Gut, aber ich habe auch festgestellt bei Vorbereitung, ich habe gar keine Unterlagen in der Sache. Oh, überhaupt keinen? Aber wir sind ja schon ewig Mitglied. Da müsste eigentlich der Mietvertrag müsste da sein. Das kann vielleicht sein. Ich gucke mal nach. Aber keinen aktuellen Posteingang habe ich in der Sammlung genommen. Ja. Ja, aber gut. Ich gucke mal, ob ich den vielleicht finde. In der elektronischen Akte. Ich habe auch gar keine Akte von Ihnen bekommen. Ach echt? Ja, ich habe mir gerade den Mitgliedsordner in der Akte angeschaut und festgestellt, ich habe darin keine, wirklich keine Urkunde. Ja, das ist sehr seltsam. Das ist extrem seltsam. In den letzten 10 Jahren, wir hatten mehrmals einen Termin. Aber trotzdem, okay. Üblicherweise pflegen wir das alles inzwischen in so Mitgliedsordner, die wir dann auch einsehen können. Ich habe aber nichts. Ich habe auch keine Handakte. Okay, aber vielleicht, also das ist schade. Wir versuchen es einfach mal. Ja, wir versuchen es und dann reichen wir die Sachen dann fürs nächste Mal reichen wir die nochmal ein. Buongiorno, adesso è martedì. Mi arrabbio moltissimo quando tutte le cose che devo fare nel corso di una giornata vanno al diavolo per colpa di persone che sono in ritardo. Che succede oggi in questo supermercato? Ma ogni giorno c'è una cosa. Mamma mia. Sono le 8. Tutto è ancora vuoto e pulito, però abbiamo adesso questo vizio qui dentro che lo scaffale del caffè è vuoto proprio. Maledetti. Vedi laggiù in fondo, no? C'era la capofiliale con un impiegato e stavano mettendo il caffè, cioè stavano distribuendo la roba fredda dentro gli scaffali. Quindi io ho pensato, ma tento la fortuna con un po' di gentilezza, no? Solo a essere gentili bisogna sempre essere più d'uno. Quindi ho domandato se potevo prendere un caffè. E la capofiliale mi ha detto le posso dare solo un caffè di quelli che sono in cima, quelli che sono sotto non glieli posso dare perché sennò cade tutto, ma in realtà non era così, io da sola sarei stata capacissima di prendere il caffè nella variante che bevo di solito. E quindi mi ha detto, beh, allora lei ha avuto sfortuna. E io le ho detto, beh, torno più tardi. E lei mi ha detto con aria di sfottò, sì, torna più tardi. Questa gente è proprio di abitudini suine, va bene? Veramente. Perché sono, cioè, quando il supermercato apre per vendere, non apre per far venire la gente a non trovare le cose negli scaffali. Questo adesso è un andazzo che si sta sviluppando, dentro gli scaffali non ci sono le cose. Tu cammini e ti devi muovere in mezzo ai carrelli degli impiegati che distribuiscono le cose negli scaffali e li vedi che ti guardano con odio perché stai in mezzo alla strada e li intralci. Ma cioè, noi italiani comunque siamo diversi perché io vivo un'atmosfera brutta da almeno 8 anni, mica mi metto a trattare la gente a pesce in faccia, quelli con cui lavoro, cioè il cliente è cliente, ma perché soprattutto
va a discapito tuo se tratti male il cliente, perché senza il cliente non campi. Fuori sta piovendo, per questo tutto è impacchettato e qui abbiamo un mobiletto con diversi scompartimenti per metterci dentro i fogli, i foglietti vari. 19 euro. Di pranzo sto uscendo, ma volevo semplicemente dire che buono che è questo profumo Inspired Nature di Max. Sa di insalata fiorata fruttata. Veramente un profumo che mette di buonissimo umore. E finalmente. Però anche qui c'è un po' di caos. La moda dei grandi magazzini. Ma mi domando perché è questa moda veramente. E poi qui ma non è chiaro cosa si fa qui dentro. Boh. In un mercoledì sera le strade del centro deserte, perché non ce la passiamo bene. C'è un grande magazzino molto importante, molto lussuoso, e questo grande magazzino, l'ennesimo, chiude. Senti, nel giardino della scuola crescono kohlrabi, li vedi? Wow! La signora cammina come in un film di Truffaut, perciò ho cercato di imitare il tipico motivo musicale di Georges Delerue. Vedi, la cultura di tutti i tipi, la cultura cinematografica, la cultura dei giocattoli, la cultura dei dialetti, qualunque tipo di cultura coltivata, ti salva sempre dall'abbrutimento, perché ti tieni occupata con
la cultura, perché la cultura, se ce l'hai dentro di te, ti rifiorisce costantemente, ti colora tutto quello che vedi, che senti, che percepisci, però attenzione, perché la cultura ti può trarre in inganno, perché attraverso la tua cultura puoi leggere l'immondizia come di valore e poi ti sbagli, quindi attenta, attento. Mi piacerebbe adesso andare qui dentro perché mi sembra che ci siano delle borse e degli zainetti fantastici, ma non ho tempo, mannaggia. Oggi è tassativo passare solo all'ombra, dove c'è l'ombra, perché in qualunque altro posto è veramente troppo bollente. Mi fa ridere il signore di casa che ogni volta che piove in questi ultimi giorni dice tutto rassegnato, ormai è arrivato l'autunno, dobbiamo lavare i giacconi invernali e poi ritornano sempre 35-37 gradi. Mi sembra di stare in un film di Ozu, perlomeno dentro la mia testa e perlomeno in certi angoli che sono un po' più riparati, un po' più tranquilli. Come mi piacciono i film di Ozu, in effetti è una marea di tempo che non guardo i film di Ozu. Ozu! Yasujiro Ozu. Però somministrare al signore di casa un film di Yasujiro Ozu, non lo so. Devo prima pensare la strategia adatta. No, ma in realtà digerisce benissimo, cioè questo ragazzo veramente estimatore di Moravia. Però non gli piacciono né Calvino né Pavese, però gli piace molto Elsa Morante, gli piace molto Dacia Maraini, gli piace molto, come si chiama quello là, come ho sentito dire in televisione qualche tempo fa, un professorone universitario italiano che voleva ostentare disprezzo verso gli scrittori di gialli. Ha detto a un certo punto, come si chiama quello là, il pugliese, Gianrico Carofiglio. Gli piace Gianrico Carofiglio, si è letto tutto Saviano, cioè ha letto più italiani di me. Guarda questo braccialetto, ogni po' di tempo tenta la fuga, ma insomma. Invece qui abbiamo un film di Sauté, c'è un film di Sauté che in lingua originale, Claude Sauté il regista, in lingua originale si chiama Les choses de la vie e invece in italiano si chiama L'amante, e c'è Michel Piccoli innamorato di Romy Schneider ma indeciso sul da farsi, sposato in realtà con Lea Massari tra l'altro, e a un certo punto muore in un incidente stradale, però mentre non è ancora morto ma quasi ha un sogno, in questo sogno rivede sedute a un tavolo fuori, esattamente come qui, tutte le persone che ha incrociato negli ultimi giorni e che sono persone random, no? Che non hanno una reale relazione fra loro. E anche in questo caso c'è una musica molto evocativa. Sono sopravvissuta? Sono sopravvissuta anche oggi, però. Che capelli, mamma mia. Ah, adesso qui si balla, però sono solo un paio di persone, però vediamo. Sweet and lightning, and the water.
gerne zur Seite, gerne nach hinten. 2, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 6, genau, Kumbia, sei facing, 6, 7, 1, yes, 1, juhu, 2, 3, pa, pa, pa. Questo adorabile pulloverino costa 295 euro, che non è neanche tanto per il tipo di negozio. Grandi scodinzolamenti di coda lì dentro. Che belle persone sempre. ventiduemilacentosessantuno passi, 11 chilometri, 664 calorie. Sono stata in marcia 3 ore. E buon appetito. E buon appetito. Grazie. Questo intenso rumore sono i pappagalli. Infatti, se guardate, ci sono uccelli verdi dappertutto e che sono i pappagalli, ma non si vedono bene perché sono appunto verdi, l'albero è anche verde. Riesce a vedere i pappagalli? Li vedi? A quest'ora non c'è un cane in giro, ci sono solo io. E poi ci sono tanti senza tetto che spingono i loro carrelli della spesa carichi di immondizia e che si soffiano il naso facendo così e schifo. E quelli non li riprendo perché non mi sembra il caso. Adesso comunque stiamo andando a prendere un caffè freddo. Non qui, con evidenza. Qui è Starbucks. Starbucks una quindicina d'anni fa era arrivato in Germania e c'erano filiali dappertutto. Poi sono tutte fallite e adesso per esempio qui
ci sono rimaste, fammi contare, non c'è da contare, due filiali. Ho scliccato via una mosca. Solo due filiali, tutto il resto via. E non so cosa succederà qui di pomeriggio, ma con evidenza succederà qualcosa. Guarda qui che stand. Lo stand è la porchetta, ma non so come sia possibile. Porchetta e mortadella, vabbè. Guarda, lì c'è lo stand degli arancini, poi accanto alla porchetta c'è lo stand indiano, poi qui c'è lo stand filippino, qui Sky Dogs, non lo so, lì si beve. Ok, ma che succede oggi pomeriggio? So che c'è una sfilata, perché vedi questo grande magazzino, che è un grande magazzino di lusso, è fallito, no? Ha questa filiale e poi altre due filiali, credo ad Amburgo, in altre città. È fallito e allora prima che si inizi a smantellare tutto, per cercare di vendere quello che c'è ancora nel grande magazzino, è stata organizzata una sfilata. Si fa sempre così, quando si è sull'orlo del fallimento si investono gli ultimi soldi nel tentativo di richiamare l'attenzione e di svendere tutto quello che si ha in negozio. Anzi, all'inizio non si tenta di svendere, ma si tenta di vendere addirittura a prezzi rialzati, no? Tutte cose che si conoscono bene se si ha a che fare con il mondo del commercio. Dunque, che cosa stavo dicendo però? Che oggi pomeriggio ci sarà una sfilata di moda. Però la sfilata di moda è qui, dove sto indicando col dito, quindi non so bene. Vedi, qui dove è stato costruito tutto questo, non so. Ma noi stiamo andando qui. Qui c'era un caffè, ma il caffè è fallito e vedo che adesso ci verrà una filiale di questa catena turca di kebab che si chiama Lukas Podolski, che è un calciatore. Me lo dici tu che cos'è? Credo sia un calciatore tedesco. Questo è nuovo, un bugigattolo, ma è un caffè. Un piccolo piccolo. Ok. Sbucano fuori come sparate fuori. Perfetto.
tutto. C'è stata la grande scoperta del ventaglio. Vedo che hanno distribuito ventagli. Cioè, prima il ventaglio era una cosa sconosciuta e ti guardavano molto male se avevi un ventaglio in mano. Ti dicevano, sei esagerata. Ci sono numero 2 poliziotti. Così, se succede qualcosa, loro sono i primi a scappare. Sono solo 2. Senti, ma sono finora le stesse 4 signorine, cioè, che fanno il giro. Babbo. Adesso invece devo andare a vedere lo stand della porchetta. Anche perché ci sono di nuovo 37 passagradi e qui fa un caldo. Questa sfilata di moda è la sfilata di moda di Breuninger. E Breuninger è questo, il grande magazzino di lusso che è fallito. Ma dentro non c'è nessuno, dentro il grande magazzino. Cioè, tu mi vuoi dire, ok, sono tutti alla sfilata di moda, ma non proprio, perché c'è anche gente che non lo sa che c'è la sfilata di moda. Allora, va bene. Questo è veramente un food court oggi. La pulizia un po' dappertutto in realtà. Diciamo le cose come stanno, però non così evidente e visibile come sarebbe in Italia, e soprattutto questi ragazzi sono un po' giovani. Comunque va bene così. Ah, dov'è lo stand filippino? Aspetta, qui. Aspetta un attimo. Filippina. Tutto senza prezzi. No, prezzi ci sono. Allora, abbiamo visto lo stand filippino, perché guardiamo video di famiglie filippine e quindi più o meno. Qui ci sono gli arancini, i cannoli, ok. Odori di tanti generi, le crepe, va bene. Aiuto, gli indiani, non sono caduta per miracolo adesso, mamma mia, sono scivolata su un tubo. Perché c'è il sole non vedo appunto un tubo, letteralmente. Allora, e qui siamo della porchetta, benissimo. Allora, in che senso? Cioè, la porchetta a 9 euro, ma perché?
Gli italiani che si sono comprati il panino della, con la porchetta per 9 euro. Io no, però. E comunque le persone dello stand non parlano italiano. Quindi cosa sono queste persone se non sono italiane? E saranno albanesi, e saranno slovene, e chissà di dove saranno, ma forse saranno croate, perché la porchetta è una cosa del centro Italia, no? Del centro Italia, della costa adriatica. Vabbè. E quindi... Ma poi la porchetta aveva un aspetto molto strano. Poco succoso, un po' troppo secco per come mi ricordo la porchetta. Buh, vabbè. Torniamo indietro. Andiamo un attimo dal cane. Forse si sente nella registrazione del video allo stand della porchetta, c'erano dei tedeschi che guardavano e tentavano di capire cosa fosse, perché qui la porchetta è inedita, e leggevano Porchetta.